qualche suggerimento sul fatto che si possa pensare alla semiotica come una, come dire, una rielaborazione in ottica di resa di rendere conto delle possibili varianti, secondo una logica coerente, e quindi da questo punto di vista formale, ma di qualcosa che non è altro che sostanza che si trasforma, e pensare che il corpo in semiotica possa essere recuperato non come un oggetto di cui la semiotica si occupa, ma come delle modalità con cui la sostanza di cui la semiotica non può che essere parte con tutto del mondo, la riarticola a suo modo. E quindi c'è un corpo c'è un corpo testuale, c'è un corpo discorsivo, c'è un corpo narrativo. E la mia idea è di spalmare l'idea di corporeità dentro al percorso generativo, piuttosto che pensare che il percorso generativo è un apparato formale per leggere fenomeni che dipendono dal corpo, che sarebbe quella cosa che sta nel mondo. Ed è quello che provo a fare in questi due, lo si vede in particolare in uno di questi due, che è quello più lungo, che è quello che è stato pubblicato per studi culturali, che è un libro, è un manuale di studi culturali. E poi invece ci sono una serie di analisi, di brevi interventi e analisi di problemi invece più che dipendono più appunto dai testi incontrati, quindi problemi che emergono dal tentativo di leggere varia testualità. Questa varia testualità, anche qui in fondo ho provato a fare lo stesso esercizio per vedere se c'era un po' di tenuta d'insieme, e allora volendo si può trovare anche qui, anche se gli interventi sono più occasionali, però ciascuno di noi ha uno stile di analisi, quindi facciamo il nostro lavoro, ciascuno lo fa un po' a modo suo, gli strumenti che sono condivisi, gli strumenti che sono da mettere in discussione per una comunità scientifica e collettiva, ma ciascuno ha un po' il proprio stile. Ed effettivamente mi sono accorto che io ho... Sì, ce l'ho anch'io. che questo mi porta a immaginare l'interesse che potrebbe avere sviluppare una semiotica dell'immagine in senso lato, che è qualcosa a cui sto lavorando da alcuni anni. E l'idea che si possa immaginare l'immagine come una concrezione di tratti che assume valenza locale, e quindi rendere conto degli effetti di senso, che sono questa parolina un po' magica, ma anche un po' indefinibile, insomma. E l'effetto di senso è un po' la presa, no? La presa sul senso, quello che ci sembra che sia. Ma noi, in questo corpo della semiotica vive gli effetti di senso, che sono effetti e reazioni agli effetti, insomma. Ma come parlare? C'è bisogno di un accesso agli effetti di senso. Effetti di senso che possono essere qualunque cosa, ma c'è bisogno di un accesso. Per poter avere un accesso agli effetti di senso, che sia un accesso ci possa permettere un'idea di descrizione di essi, è come se avessimo bisogno dell'altra faccia della medaglia. C'è un effetto in senso empirico, e c'è la sua trama. Di questa trama, che non è una trama codificata, che è una trama prodotta localmente, fortemente testualizzata, l'accesso potrebbe essere una buona teoria dell'immagine, che avrebbe i tratti, dovrebbe avere i tratti, adesso molto genericamente sto dicendo, cioè, indico soltanto, potrebbe avere i tratti di una sorta di risultante di differenziali delle trasformazioni parafrastiche che noi facciamo continuamente nei nostri effetti di senso, e cioè poter immaginare che ci siano dei percorsi possibili. In questo Pinocchio sarebbe favoloso, perché c'è l'idea di Margherita Diana, che il Barone segue, l'idea che si possa produrre trasformazioni e che ci siano immagini che ne producono in grandi quantità, e comunque l'immagine non può non produrre, ma ci sono testi assai più densi di altri, che possano produrre delle catene o scatenamenti di
immagini che sono trasformazioni parafrastiche e che si possa accedere a una forma dell'immagine, a una forma descrittiva dell'immagine attraverso l'analisi delle quelli che li chiamo un po' potenziali differenziali, che sarebbero questa idea che ogni trasformazione ovviamente produce delle continuità e delle varianti, no? Cioè c'è qualcosa che rimane invariato e la variante, e su questo tipo di comparazione continua si possono forse ritrovare delle economie soggettive, nel senso che sono uno strumento. Da qui l'idea che valga la pena immaginare una teoria dell'immagine in questo senso, non l'immagine visiva. Quindi non tanto le immagini in quanto le illustrazioni, ma è verissimo che quelle illustrazioni fanno parte di una catena di trasformazione dell'immagine dalle quali invece si possono usare una quantità di tratti che sono i tratti che permangono e quelli che si trasformano. Questo sarebbe un po' il senso di questo libro. L'ho presentato. Dopodiché è vero che qui non c'è tanta letteratura. C'è una letteratura d'occasione, nel senso che ci sono alcune analisi di testi letterari. Per me le analisi di testi letterari hanno sempre, direi, il sapore o l'interesse dovuto al fatto che molto, cioè quasi inevitabilmente, molto spesso, c'è testo, però è la sperimentazione letteraria, per quel tanto che letteratura è produzione di scrittura con una certa produzione sperimentale artistica. Poi discuteremo, vediamo dopo. Sono ovviamente testi in cui le combinazioni dei possibili producono effetti che meritano per lo più di essere guardati, perché se ne traggono di solito se ne traggono delle scoperte. Quando va bene, naturalmente, però insomma c'è un certo tipo di pratica sul testo letterario che in un certo senso garantisce un certo piacere dell'analisi, non piacere del testo nel senso del piacere dell'analisi. E qui ci sono alcuni casi, e qui c'è anche un testo di cui vado molto, sono molto contento perché è stato, a proposito di semiotica della letteratura e di semiotiche della letteratura e di problemi di analisi semiotica di testi, quindi di semiotica del testo, c'è quello che fu il mio intervento dentro a quell'esperimento proposto da Sandra Cavicchioli, Le Sirene, che è un libro in cui lei propose a un certo numero di noi giovani semiologi di fare delle analisi, ciascuno a modo suo, da punti di vista e metodologie differenti di uno stesso racconto di Tomas di Lampedusa, che era La Sirena, e è un pezzo allora mi entusiasmò e fu molto piacevole mettere il proprio sguardo in mezzo a quello degli altri e vedere come da poli opposti si possono dire le stesse cose e come per esempio da poli ravvicinati o dal tuo collega che condivide con te tutto si vedono cose molto diverse e questo è